Rettore, l'Università di Teramo fa un altro passo verso l'inclusione, in che modo questa volta? Sì, è un passo importante, praticamente consolidiamo il progetto Unite Include. Il progetto Unite Include prevede l'iscrizione di 8 persone disabili non in possesso del diploma delle superiori ma in possesso del diploma sostitutivo, cioè di un attestato di frequenza al quinto anno, quindi la possibilità di iscriversi a 4 corsi di laurea dell'Ateneo, ricordo che sono Scienze e Culture Gastronomiche per la Sostenibilità, Turismo Sostenibile, il DAMS e Tutela e Benessere Animale. Quest'anno i primi 8 ragazzi che si sono iscritti lo scorso anno passano al secondo anno e si iscriveranno altri 8 ragazzi e ragazze, e questo anche grazie a un contributo importante da parte della Regione Abruzzo, un cofinanziamento di 40.000 euro che ci consentirà di sostenere gli assistenti didattici e gli assistenti proprio alla persona per questi ragazzi. Quindi gli assistenti didattici saranno nostri studenti senior, quindi un'ulteriore, come dire, forma di inclusione. E l'altro aspetto è che c'è un interesse notevole da parte di aziende del territorio per questi percorsi, anche per utilizzarli per formare persone da assumere proprio con il regime speciale, quindi con le riserve speciali. Quindi è un elemento importante legato all'inclusione, e ricordo ancora una volta che l'Università di Teramo è l'unica in Italia che fa questo percorso. È importantissimo perché diamo la possibilità dei ragazzi disabili di poter accedere a un corso di laurea di 3 anni seppur non hanno avuto la possibilità di prendere un diploma, quindi questo permetterà di formarsi, istruirsi e di poter accedere al mondo del lavoro. Tra l'altro sono assistiti da tutor che gli permetteranno appunto di studiare ma anche di metterli in collegamento con aziende pubbliche e private.